A 2 minuti dalla fine passa lo Zrinjski Mostar, esce male Melikov, lo sovrasta Matej Zenic, in Armenia finisce 1-0 per la squadra campione di Bosnia. Parte molto male il Karabag, sorprendentemente sotto nel primo tempo a Gibilterra. Guardate come va Kike Gomez, fa fuori Medina, finta il portiere a zero Magomedaliev e la mette dentro il filippino di passaporto nato in Spagna. Grande colpo del Lincoln che calerà comunque nel secondo tempo. Il raccio del ghanese Ayu, arriva la palla a Redon Xixa. L'albanese non lascia scampo a Kölling, la sua difesa reggerà il pareggio fino ai minuti di recupero. Filtrante che trova la conclusione dell'ex Lille e Lione Yassin Benzia. Il Karabag se la porta a casa 8 secondi dalla fine. Vince di misura il Rakov, ci prova Yeboa dalla distanza, viene murato, ci riprova Vladislav Kokergin, traiettoria deviata che beffa Grunwald e che permette ai polacchi di avere a disposizione 2 risultati su 3 al ritorno a Tallinn. Resta tutto aperto tra Olimpia Ljubljana e Valmiera, la difesa lettone traballa, ne approfitta il bomber Mustafa Nukic che esulta così, il pubblico della capitale che non potrà essere zittito dopo il raddoppio dei Verdi firmato dal portoghese Rui Pedro, grande stacco sul cross al bacio di Floruc, a 4 minuti dal termine però il gol che potrebbe riaprire tutto in Lettonia, il senegalese Meissa Diop riporta in partita il Valmiera e rilancia il discorso qualificazione. Attaccali dilaga il Maccabi Haifa, israeliani sul velluto già nel primo tempo con questo stacco imperioso di Francis Pierrot, l'attaccante di Haiti, grande artefice del percorso dei biancoverdi fino alla fase a gironi l'anno scorso. Allo scadere del primo tempo ci pensa Din David a raddoppiare, se la mette sul destro e piattone che sbatte sul palo prima di infilarsi in rete. In porta nulla può il 40enne ex Cagliari e Lazio, tra le altre Federico Marchetti, impotente anche sul terzo gol targato ancora una volta a Franzi Pierrot sulla torre di Sec. La giostra del gol si chiude per il Maccabi con la rete di Khalaili, israeliani con più di un piede e mezzo al prossimo turno. Continua il magic moment del Breda Blik, lo conferma questa punizione scagliata da Damir Mimunovic, passaporto islandese ma chiare origine serbe per questo difensore centrale classe 90 che la risolve contro i più quotati irlandesi del Shamrock Rovers. Ancora di più del clamoroso, la sfida del Fadil Vokri, ci prova Meriton Korenica, deviazione palla che supera Sergio Pat, ma la testa non è ancora finita, calcio di punizione battuto e tutto solo Kendrim Ziba che l'aggiusta sotto le gambe dell'estremo difensore della squadra bulgara. Ludogorets non ha più scelta, dovrà ribaltarla in casa tra una settimana. In casa c'è stato il Partizani Tirana senza però avere trovato la vittoria, peggio i campioni in carica albanesi sono andati anche sotto, caos nell'area di rigore rossa, ne approfitta Dmitri Antilevski con un piazzato nell'angolino destro di Kirko. Festeggia in maniera estremamente solitaria l'unico tifoso bielorusso sugli spalti dell'arena Kombetare. Non ci sta però il Partizani, 8 minuti più tardi ci pensa il bomber Teddy Kara che lanciato spiazza anche la regia albanese. Lo rivediamo meglio, rifinisce la sponda di Muratai, finisce 1-1. Ritorno previsto in Ungheria per questioni geopolitiche la settimana prossima. Da segnalare anche i pareggi a reti bianche tra Žalgiris, Vilnius e Struga e tra KI Klaksvik e Ferencvaros.